Rolex Milgauss, l'orologio da polso che sfida i campi magnetici. Tra i tanti modelli iconici ce n'è uno che si distingue per il suo design distintivo e la sua capacità di resistere ai campi magnetici estremi, il Rolex Milgauss. Il Rolex Milgauss si presenta come un orologio da polso dal design classico ma con dettagli futuristici. La cassa e il bracciale sono realizzati in acciaio inossidabile, un materiale di alta qualità che conferisce all'orologio una lucentezza duratura e una resistenza alla corrosione. L'elemento più caratteristico del quadrante è però la lancetta dei secondi, che ha la forma di un fulmine arancione. Questa lancetta richiama il simbolo della corrente elettrica e sottolinea la capacità del Milgauss di resistere ai campi magnetici. Il Rolex Milgauss nasce nel 1954, quando Rolex decide di creare un orologio da polso in grado di soddisfare le esigenze dei professionisti che lavorano in ambienti ad alta esposizione magnetica. Nel 2007, Rolex rilancia il Milgauss con il REF 116400, che riprende il design del REF 1019 ma con alcune novità. Il REF 116400 ha una lunetta liscia, un quadrante nero o bianco con indici rettangolari e una lancetta dei secondi a forma di fulmine arancione. Il REF 116400 ha anche un vetro zaffiro verde che crea un effetto ottico particolare sul quadrante. Il REF 116400 ha una resistenza magnetica di 1000 Gauss. Nel 2014, Rolex presenta il REF 116400 GV, che ha le stesse caratteristiche del REF 116400 ma con un quadrante blu elettrico. Il REF 116400 GV è stato creato per celebrare i 50 anni del Milgauss e per omaggiare il CERN, Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, dove il Milgauss è stato testato e apprezzato dai ricercatori. Indossare un Rolex Milgauss significa portare con sé una parte della storia dell'orologeria e una testimonianza della capacità umana di unire arte e scienza.